classe, durante una lezione, quando mi capitò di guardare fuori dalla finestra. Stava nevicando! Eravamo solo agli inizi di dicembre e c'era già la neve! Amy March! Perché non sta trascrivendo gli esercizi come le sue compagne? Ecco, guardavo la neve cadere. E questo è un avvenimento raro per lei? Oh sì, per me è molto raro. Non dimenticate che lei viene da uno stato del sud, dallo stato della Pennsylvania per la precisione, se la memoria non mi tradisce. A noi capitava raramente di vedere la neve laggiù, a volte non nevicava neppure il giorno di Natale. Capisco. Ma vede, questa è una lezione di aritmetica e non c'è tempo per osservare la neve che cade. Adesso ritrascriva gli esercizi. Subito. Sei sicura che nessuno ci guardi? Non aver paura, ci siamo soltanto noi tre. Meno male che ha smesso di nevicare. Non è che ce ne siano rimaste molte. Oh, grazie. La prossima volta toccherà a te portare le caramelle, Amy. Lo so benissimo, Katie. Oh. Le caramelle andranno benissimo, ma se preferisci puoi anche portare qualcos'altro. Non è vero, Katie? Certamente. Per esempio, che cosa? Dei cedri canditi. Sono deliziosi. Tu li hai mangiati tante altre volte? Certo. Prima che tu arrivassi qui erano molto in voga da noi a scuola. Li mangiavamo anche in classe. Davvero? Però una volta il vecchio Davis ci ha colte sul fatto e li ha requisiti tutti, aggiungendo che se ci avesse scoperto di nuovo ci avrebbe preso a frustate. Niente paura, è un po' di neve caduta dall'albero. Accidenti, come mi sono spaventata. Bene, dove eravamo rimaste? Al punto in cui il vecchio Davis aveva minacciato di frustarci se avessimo portato altri cedri canditi. Da allora nessuno ha nascosto più niente tranne noi. Allora siamo d'accordo. Magari mi ci vorrà un po' di tempo prima di riuscirci, ma vi prometto che porterò a scuola i canditi. Sei un'amica, brava. E io ti porterò a pattinare con me durante le vacanze di Natale. Mi porti a pattinare? Ma certo. Scommetto che è una cosa che tu non hai mai fatto prima d'ora, vero Amy? No, infatti. Durante le feste di Natale il fiume e il lago gelano in superficie e così ci si può andare a pattinare. Deve essere divertentissimo! Ti assicuro che lo è! Oh, la campanella! È ora di tornare in classe! Ah! Imparare a pattinare. È da un sacco di tempo che avrei voglia di farlo. A me invece non attira affatto. È uno sport da ragazzi, non da signorine. Ma io non ho provato a pattinare neppure quando ero piccola. Almeno una volta devo farlo. Ma ci vorrebbero le scarpe apposta, voglio dire i pattini. Troverò il modo di procurarmeli, non temere. E come farai? Me li compro. Hai così tanti soldi? Io no. Oh, ma posso sempre chiederli in prestito. Per esempio chi? Non lo so adesso, ci penserò quando il lago comincerà a ghiacciare. Anche a me servirebbe tanto un prestito. Non sei l'unica, credimi. Ma tu e Joe non dovreste avere questo problema, visto che avete un lavoro fisso e guadagnate. Io invece vado a scuola, non faccio altro che studiare, non ho un lavoro, di conseguenza non ho neanche un centesimo. Non dire sciocchezze. Allora, Amy, vediamo di chiarire questo equivoco. Joe e io diamo tutto quello che guadagniamo alla mamma, capito? Tutto? Sì, tutto lo stipendio. Ah, tra l'altro, la mia paga è salita a $3 in quest'ultima settimana. La signora King me l'ha aumentata senza che io glielo chiedessi. Sarà il suo modo di chiedere scusa per averti sospettata di furto. Ma no, niente affatto, Joe. Mi ha offerto questo aumento perché ritiene che stia educando bene i suoi bambini. Almeno lei ha detto che ne è più che convinta. Non ho ragione di mettere in dubbio le tue qualità come istitutrice, ma, oh santo cielo, è sciocco farsi domande e non rallegrarsi invece di questo aumento. Secondo me tu sei troppo onesta. Se io fossi in te non direi ad anima viva di aver ricevuto questo aumento e mi terrei il dollaro in più per le mie spese personali. Amy, ti rendi conto di ciò che dici? Uffi. Ci dovrà pure essere una ragione per dire una sciocchezza. Spero tu abbia un valido motivo per dire una cosa tanto ignobile. Probabilmente ti servono dei soldi. O c'è un'altra ragione? È proprio quella la ragione, Joe. Dimmi quale.
Sono tremendamente in debito, devo comprare dei cedri calditi. Tremendamente? E perché saresti in debito? Perché Susie e Katie mi hanno offerto almeno una dozzina di cedri canditi e se non ne porto anch'io perderò la faccia davanti a loro. Sono tue compagne di classe? Sì, certo. E sono anche le mie migliori amiche. Io ho sempre mangiato le caramelle che portavano loro, ma ora tocca a me offrire qualcosa. È assurdo. Guarda, non contare su di me. Per favore, Meg, aiutami. Prestami un po' di soldi, io poi te li restituirò col tempo. Ma te l'ho già detto, non ho soldi io. E tu, Joe? Vuoi capire che diamo tutto alla mamma? Perché non le spieghi tutto invece e non le chiedi qualche spicciolo? No, non posso fare una cosa simile. Ma certo che no. Dovresti smetterla piuttosto di continuare a mangiare le caramelle delle tue amiche. Smetterò, ma ormai l'ho già fatto. Te li do io i soldi che ti servono. Oh, tu, Beth? Non sapevo che avessi dei risparmi. Ho ancora da parte un po' di quei soldi che la zia Marta ci ha regalato quando ci siamo trasferite qui da casa sua. Oh, Beth, che sollievo! E ti prego di prestarmeli, te li restituirò subito! Scusa, Beth, ma non è giusto. Non volevi comprarti uno spartito di musica con quei soldi? Un notturno di Chopin o qualcosa del genere? Non ha importanza. Tanto è impossibile suonare Chopin su questa vecchia tastiera. In effetti non hai tutti i torti. Un notturno si trasforma in una lagna se lo suoni con quel pianoforte. Oh, la tua gonna sta fumando! Oh, acqua, presto! Oh, santo cielo! Vieni, Meg! Oh, insomma, non potevi evitare di tirarmelo in faccia! Ora è spento! Oh, no, non è possibile, ci risiamo da capo! Te l'ho detto tante volte di non avvicinarti troppo al fuoco con il vestito. Potevi avvertirmi, non serve affatto che adesso tu mi faccia la predica! Oh, scusami, non l'avevo notato! Ma avresti dovuto vedermi, ero seduta proprio di fronte a te. Mi stai trattando come se fosse colpa mia. Invece dovresti badare da sola ai tuoi vestiti. Hai ragione, Meg. Ti prego di scusarmi. Beh, pazienza, se non altro non è bruciato molto. Sono arrivate, ragazze. Che odore di bruciato. Ed è Joe che si è di nuovo bruciato il vestito. Joe, ma è possibile che tu sia sempre così sbadata? Mi dispiace davvero, mamma. In questa stanza non si respira per il fumo. Vai ad aprire la finestra. Subito. Il ragazzo della casa a fianco ci sta di nuovo spiando. Voglio vedere. È proprio vero. Ragazze, non è bello quello che state facendo. Ehi, ciao! Stai di nuovo osservando la famiglia dei vicini? Allora, vediamo. Ma non hai risolto nemmeno un problema. Mi scusi, signor Brooke. Lei ha letto per caso il discorso che ha fatto il presidente Lincoln? Sì, certamente. Deve essere preciso compito di coloro che sono rimasti dedicare tutte le proprie energie per fare in modo che il sacrificio di chi è morto non sia stato vano e inoltre che questa nazione, sotto la guida di Dio, rinasca nella libertà e che il governo del popolo, con il popolo e per il popolo, possa regnare per sempre sulla terra. È un discorso che non lascia indifferenti. Hai ragione, ma adesso interessati alla geometria. Signor Brooke, ho deciso di arruolarmi nell'esercito. Oh, non essere sciocco, Lori. Hai solamente 15 anni, non puoi. Non posso. Fra poco ne compirò 16 e allora potrò andare in guerra come volontario. In questo momento, però, il tuo compito è un altro. Non dimenticarlo. Sì, lo so, ma per lo studio c'è sempre tempo. L'unica cosa che devo assolutamente fare adesso... Devi studiare, con diligenza, e divertirti con gli amici. Con gli amici? Ma certo, ci vuole ancora tempo prima che tu possa entrare all'università, ma hai una mente sveglia e preparata, perciò se decidi di proseguire nei tuoi studi, basterà solo che tu ti applichi un po' e sarai pronto. Però devi svagarti con altri giovani della tua età per poter rendere al meglio. Signor Brooke, questa non sarà un'idea del nonno. Beh, a dir la verità, sì. Ho detto al signor Lawrence che eri particolarmente irrequieto in questi giorni, che non ti concentravi nello studio. Allora lui mi ha consigliato di non costringerti a studiare se non ne avevi voglia. E gli ha anche riferito che osservo spesso la famiglia che abita nella casa di fianco. Questo non è compito mio. Gli ho solo detto che eri irrequieto. Così, semplicemente. Invece mi piacerebbe sapere come mai non sei voluto andare al ballo dei King. Perché non ne avevo la minima voglia.
La maggiore delle ragazze della casa a fianco fa l'istitutrice dai King, mi hanno detto. Senti, senti. E lei come fa a saperlo, signor Brooke? Oh, ma non sei stato proprio tu a raccontarmelo? Oh no, si sbaglia, è impossibile, perché l'ho saputo soltanto in questo momento da lei. Oh, ah sì, e allora chi può avermelo detto? Vediamo un po', non me lo ricordo. Signor Brooke, non trova che Meg sia bellissima? Ma non saprei. Su, finisci i tuoi esercizi di geometria. Zia Martha. Sai, sono felice. La signora King ha molta fiducia nella nostra Meg. Questa è un'ottima cosa. Tom e Katie si sono affezionati molto a lei. Non sapevo che Meg ci sapesse così fare con i bambini. Quei due diavoletti sono molto viziati e prepotenti, ma adesso hanno imparato a rigar dritto con mia sorella. Sì, è un bel risultato. La signora King è talmente contenta che le ha aumentato lo stipendio senza aspettare che glielo chiedesse. Ora le dà $1 in più. Quindi da questa settimana Meg prende ben $3. Non sapevo che la signora King fosse una persona così generosa. Guarda che non è poco un aumento di $1 a settimana. Zia Martha? Che bel disegno stai facendo, Catherine. Le piace? E il mio com'è, signorina? Oh, niente male. Quando avrai finito di colorarlo, sono certa che sarà bellissimo. Avanti. Oh, ciao, Sally. Come mai qui? Volevo riferirti cosa mi ha appena detto Patty. Vedi, Meg, è stato il signor Forrett a fare pressioni perché tu non venissi invitata alla festa da ballo dei signori King. Che cosa hai detto? È stato David. Ma per quale ragione? Beh, ecco... Su, avanti, Sally, devi dirmelo. Meg, non prenderla come un'offesa. Ma no, sta tranquilla. Il signor Forrett ha raccontato alla signora King che tu sei povera e che quindi non hai un vestito adatto ad un ballo e per cui sarebbe stato molto imbarazzante per tutti invitarti alla festa. David sa essere veramente perfido. Mentre invece tu hai un vestito da sera, se ricordo bene, non è vero, Meg? Sì, certo, è esatto. Ed è molto più elegante di quanto io non meriti. Ne sono molto felice, perché vedi, noi abbiamo intenzione di dare un piccolo ballo a casa nostra e io volevo invitare anche te e tua sorella Josephine. Su, avanti, promettimi che verrai. Oh, certo, con grande piacere. Allora farò spedire da mia madre alla tua un biglietto d'invito ufficiale. Te ne sono molto grata, Sally. Spero tanto che venga anche tua sorella Jo. Oh, non mancherà, sono sicura che ne sarà felicissima. Lori, hai fatto di nuovo lo stesso errore. Meg sta tornando a casa. Ha l'aria di essere insolitamente felice. E da che cosa lo deduci, se è lecito? Semplicemente dal fatto che cammina con passo più leggero del solito. Ah, questa non me l'aspettavo proprio. Meg è saltata in piedi sul muretto come fa di solito sua sorella Jo. Guardi, signor Brooke, presto, venga a dare un'occhiata anche lei. Le deve essere successo qualcosa di straordinario. Mamma mia, sta facendo piroette dalla gioia. Che peccato. Non può più vederla, è già rientrata in casa. Vorresti dire che hai invitato anche me al ballo? Ma sì, certo. Andremo insieme, sei contenta? Beh, per me è una cosa del tutto indifferente, lo sai, ma se a te non spiace... E perché dovrebbe? Anzi, mi sentirò rassicurata se ci sarai anche tu. Allora accetto senz'altro. Però ricordati, non tenere le mani dietro la schiena e non fissare la gente. Beh, lo sai che io non sono un tipo che brilla in società. Comunque cercherò di non farti fare brutta figura e di non rendermi ridicola già al primo ballo. Oh! Che cosa c'è? Sono desolata, Meg, ma non posso venire con te. Oh, ma che cosa dici? Perché no? Ma non ti ricordi più che mi sono bruciata il vestito e che adesso nella gonna c'è un bel rattoppo? Per questa sera? Sì, zia Martha, ci andrò insieme a Meg. Ho capito.
E così finalmente gli abiti che vi ho regalato vi vengono utili. Ne sono proprio contenta. Certo. Ti ringrazio ancora molto, zia Marta. Hai detto che si chiama Gardner? Sì, zia. Gardner. Sì, deve essere un dirigente o qualcosa del genere, nella ditta del signor Lawrence. Io non conosco affatto queste persone. So soltanto che la figlia del signor Gardner e Meg sono molto amiche ed è per questo che siamo state invitate entrambe al ballo. Zia, poco fa non hai nominato il signor Lawrence? Sì, infatti. Non sarà per caso quello stesso signor Lawrence che abita nella casa di fianco alla nostra? Oh, questa poi! Non mi verrai a raccontare che James Lawrence è il vostro vicino? Credo. Anzi, adesso che ci penso, mi pare proprio che il nome del vecchio sia James. Questa sì che è una sorpresa. Roba da matti. Ma senti, zia, tu lo conosci bene, questo signor James Lawrence? Benissimo, una volta eravamo buoni amici. Ma ora sono 10 anni che non lo vedo più. Augurami una buona passeggiata. Ma guarda un po'. Allora? Non è che si veda molto adesso. Dici davvero? Joe? Meg ha chiesto se puoi andare da lei ad arricciarle i capelli. Che cosa devo dirle? Dille che è bellissima anche senza i riccioli e che può permettersi di farne a meno. È la stessa cosa che ho detto io, ma lei continua a insistere. Porta pazienza, Beth. È tutta eccitata perché questo è il suo primo ballo. No, non muoverti! Devi rimanere in questa posizione per un po', capito? Meg? Joe mi ha detto che adesso non può venire perché sta aspettando che le si asciughi il colore. Che colore? Ma ascolta, Beth, non trovi che starei bene con dei riccioli qui davanti tirati su così? Certo, penso che saresti molto carina. O forse è meglio pettinata in questo modo. Hanno finito di prepararsi quelle due. Stanno arrivando! Come ti sembro, mammina? Sei bellissima, ma mi raccomando, Joe, cerca di comportarti bene. Promesso. Guarda, la toppa non si vede più come prima. Hai visto? Beh, sì. Allora, mamma, sono elegante. Sei una dama perfetta, Meg. Oh, che bei guanti. Oh, mamma, i miei sono macchiati di limonata, per cui è meglio che non li porti, vero? Ma Joe, perché non hai pensato di lavarli per tempo? Ho un'idea. Non preoccuparti, faremo così. Ognuna di noi calzerà quello buono e terrà in mano l'altro. Questa è una trovata davvero geniale, Meg. Alle 11 manderò Anna a prendervi e tornerete con lei. Va bene. Ragazzi, avete preso i fazzoletti? Eccoci qua, mamma. Ti presento la mia cara amica Margaret March e sua sorella Josephine. La ringrazio molto per il suo invito, signora Gardner. Non c'è di che, ragazze mie. Siete entrambe davvero carine ed eleganti. E vi auguro di divertirvi un mondo questa sera. Oh, ecco Patty. Scusatemi, vado un attimo da lei. Posso avere l'onore? Mi concede questo ballo? Non posso, mi dispiace. Scusi tanto. Aspetta, resta se vuoi. Pensavo non ci fosse nessuno qui dietro. Ho preferito nascondermi piuttosto che dover ballare.
Il mio stesso motivo. Dato che non conosco molta gente, sono qui dall'inizio della festa. Ma noi due ci siamo già incontrati da qualche altra parte, se non sbaglio. Sono il tuo vicino. Theodore Lawrence, ma chiamami pure Lori. Piacere, Josephine March. Però mi pare che tutti ti chiamino Joe, vero? Oh. Ah, sì. E io quella sera decidemmo di restare alzate fino a tardi per aspettare le nostre sorelle e farci raccontare subito com'era andata la loro prima festa da ballo.